Ok, buongiorno Presidente, buongiorno Onorevoli, grazie per questa opportunità. Quindi mi riaggancio a alcuni temi accennati dalla collega Federica Luoni. Innanzitutto, allora, sulla questione dell'ambizione del PSN che dovrà veramente diventare lo strumento di un cambio sistemico da sistemi appunto di allevamento intensivi quali sono diffusi e predominanti in Italia a metodi di allevamento estensivi e pascolivi, come l'allevamento all'aperto e quello biologico, e dovrà avere anche obiettivi concreti, quantitativi, temporali e vincolanti. Questa transizione però non può non passare dalla transizione a sistemi senza gabbie. Ricordo che in Italia quasi 45 milioni di animali vivono ancora in gabbia, tutta parte della loro vita. Recentemente il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski, durante l'audizione al Parlamento europeo dell'iniziativa dei cittadini End the Cage Age, che ricordo ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme certificate in tutta Europa, di cui oltre 90.000 in Italia, ha affermato che i sussidi agli allevatori e recovery funds possono essere utilizzati proprio per questa transizione a sistemi senza gabbie e ha sottolineato come la Commissione europea appoggi questa trasformazione. Chiediamo pertanto che questa transizione a sistemi senza gabbie sia uno degli obiettivi del PSN. Poi vorrei soffermarmi sul concetto di benessere animale, di cui si parla tanto, che è appunto oggetto di grande discussione. Mi preme a chiarire che non ci può essere benessere animale nell'allevamento intensivo. Il benessere animale è infatti un concetto olistico che comprende non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico dell'animale e la possibilità di esprimere comportamenti naturali della specie. L'allevamento intensivo, confinando gli animali in spazi ristretti e portandoli al limite delle loro caratteristiche fisiologiche, li priva della possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali più elementari. Ma il benessere animale, che è già un valore per l'Europa di per sé, importa molto ai cittadini. Ricordiamo il successo dell'iniziativa End the Cage Age già menzionata e anche i dati dell'indagine Eurobarometro per l'Italia, che mostravano come veramente oltre il 80% degli intervistati riteneva importante o alquanto importante migliorare il benessere degli animali. Quindi il benessere animale diventa anche un'occasione di competitività per gli allevatori che vogliono veramente distinguersi, allontanandosi dai sistemi intensivi. Quindi abbiamo come paese ora una grande occasione per poter fare delle scelte che migliorino veramente il benessere animale. E questa è la stesura del PSN. Proprio questa settimana il ministro Patuanelli nel Consiglio AgriFish ha dichiarato come gli stati membri dovranno prestare attenzione massima al tema del benessere animale, a cominciare proprio dalle decisioni prese nel PSN. Ha anche aggiunto che per migliorare in maniera duratura il benessere animale sia necessario definire standard minimi significativamente superiori alle norme di legge, in modo da creare produzioni che possano distinguersi sul mercato. Come CVF, come coalizione Cambiamo Agricoltura, siamo a favore di una certificazione benessere animale, ma solo a condizione che riporti il metodo di allevamento e preveda più livelli. Infatti, solo così può rispondere all'ottica di trasparenza verso il consumatore, ad essere strumento efficace per accompagnare la transizione a sistemi veramente più rispettosi del benessere degli animali. Riteniamo che solo questo tipo di certificazione, che includa dunque il metodo di allevamento e sia articolata su più livelli, deve essere sostenuta da finanziamenti pubblici della PAC. Questo implica anche che venga radicalmente modificato l'attuale progetto di certificazione in corso da parte dei Ministeri della Salute e dell'Agricoltura. Infatti, la certificazione dei suini, l'unica che ci è stata data a vedere, è stata declinata solo in due livelli, di cui quello al coperto si distacca solo marginalmente dalle correnti pratiche intensive, nonché l'allevamento in gabbia delle scrofe non viene considerato. Quindi in tale ottica potremmo trovare un'etichetta di benessere animale sui prodotti suinicoli derivanti da scrofe in gabbia, una pratica lesiva del benessere di questi animali e invisa ai consumatori. Si tratta quindi di un progetto che va modificato, e non solo per non creare danni al benessere degli animali e agli obiettivi di sostenibilità, ma anche agli allevatori virtuosi e in ultimo alla reputazione tutta del Made in Italy. Mi preme anche segnalare, infine, che la Regione Emilia-Romagna abbia avviato uno studio proprio per la progettazione di un sistema di buone pratiche e corretta gestione degli allevamenti per la sostenibilità delle produzioni Può animali. arrivare a conclusione, giusto per Arrivo a tutti quanti, conclusione, sono utili volevo per appunto tutti. suggerire al governo di guardare assolutamente a questo approccio della Regione Emilia-Romagna in quanto ci sembra molto più rispondente alle esigenze di cui parlavo. Ringrazio per l'attenzione e mi fermo qui a questo punto. Bene, io vi ringrazio a voi. Voglio solo puntualizzare che se questa commissione vorrà, sugli ecoschemi si potrà introdurre l'agricoltura estensiva come una pratica rientrante negli ecoschemi.
il Ministero sta lavorando a un sistema di qualità nazionale per la zootecnia, sicuramente si può sempre migliorare, ma non è che ci è assente da queste tematiche. Chiedo se ci sono colleghi che vogliono fare qualche domanda. Non rilevo, quindi io vi ringrazio, aspettiamo i vostri documenti e quindi ci organizziamo per la prossima audizione. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie.